Aria, acqua, mare, suolo, agenti fisici, sistemi produttivi. Questi sei capitoli che descrivono lo stato di salute ambientale della Toscana, racchiuso nelle pagine dell'ottava edizione dell'annuario dei dati ambientali 2019 di ARPAT. Il volume è stato presentato nella sede della Regione Toscana a Firenze, presenti istituzioni, rappresentanti di AssoArpa e del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Nell'annuario sono presenti 92 indicatori ambientali per le sei aree tematiche ricondotti ai cinque elementi del modello DPSI. Determinanti, pressioni, stato, impatti e risposte, che rappresenta la relazione di causa-effetto tra attività umane e ambiente. Ma qual è la situazione ambientale in Toscana? Per esempio, la qualità dell'aria sta migliorando, ma non dobbiamo demordere. La qualità dei corpi idrici in alcuni casi sta migliorando, ma dobbiamo sicuramente studiare meglio certe sostanze emergenti che contaminano, per esempio, le acque superficiali. Il mare sta abbastanza bene dal punto di vista biologico, sta bene dal punto di vista della balneazione. I dati raccolti all'interno dell'annuario di ARPAT permettono di comunicare e divulgare le informazioni ai cittadini, agli istituti di ricerca e agli amministratori. Contribuiscono a distribuire queste informazioni, a che le politiche siano informate degli aspetti ambientali che si devono integrare insieme agli aspetti produttivi e alla capacità di comunicare al cittadino e quindi coinvolgere i territori. Tutto questo anche nell'ottica di un monitoraggio e di una catalogazione nazionale. L'importante legge 132 che ha avuto inizio, diciamo, ha avuto il suo corso quasi 3 anni fa, sta cercando di omogeneizzare tutte le attività di prevenzione e controllo in tutto il territorio nazionale.